Nato nel 1963, all'età di 59 anni, muore Kevin Mitnick, il primo grande hacker della storia dell'informatica, dopo una battaglia contro il cancro al pancreas. Dopo essere stato arrestato un paio di volte, Kevin Mitnick, da hacker, diventò consulente per quanto riguarda la sicurezza di reti. Ma chi era questo pioniere dell'informatica? Lo vediamo dopo la sigla. You can one of the 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo IDFK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo della dipartita di Kevin Mitnick. Ma prima di cominciare, se questo video vi piacerà, non dimenticate di lasciare un like e, qualora non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con gli altri video che porto su questo canale e così facendo supporterete anche il mio lavoro. E quindi adesso riprendiamo ripercorrendo la storia brevemente della vita di Kevin Mitnick. Negli anni 70, anziché del termine hacker, si utilizzava il termine freak, che era data dall'unione di due parole. Freak, che già esiste ma scritto con la F, che vuol dire strambo in inglese, e della parola phone, perché appunto il telefono era il mezzo con cui ci si collegava a internet, beh, anche tutt'oggi a quanto pare. All'epoca c'era ancora ARPANET, che si stava via via diffondendo nelle maggiori università del mondo. E se vi siete persi questo pezzo di storia, io l'ho raccontato in questo video, quindi magari quando finite questo video potete andare a recuperarlo. Nel 1979, all'età di soli 16 anni, il nostro eroe riuscì a intrufolarsi all'interno dei sistemi informatici della Digital Equipment Corporation, rubandone il software. La DEC, per intenderci, è quell'azienda che sviluppava i computer all'epoca, tipo il PDP-11 e il VAX, e di entrambi i computer io ve avevo parlato in questo video, o meglio, ve li avevo accennati nell'ambito di quelle storie. Per questo crimine fu condannato quasi 10 anni dopo a scontare 12 mesi di carcere più 3 di libertà vigilata. Ma lui non si fermò mica, infatti per le sue malefatte anche l'FBI lo cercava e iniziò una vera caccia all'uomo per 14 capi di imputazione, tra cui possesso di dispositivi non autorizzati, accesso a reti informatiche non autorizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Proprio era un curriculum. Per questi reati Mitnick patteggiò a una pena di 5 anni che poi infatti scontò e nel 2000 venne rilasciato con la condizionale che lui per i primi 3 anni appena fuori dal carcere non poteva utilizzare nessun tipo di tecnologia a parte che di un normalissimo telefono di casa, cioè proprio lui doveva stare lontano dalla tecnologia. Dopo quest'ultima condanna Mitnick mise la testa a posto, infatti diventò autore di libri e anche consulente per quanto riguarda la sicurezza informatica. Benissimo pinguini, questo era tutto quello che c'era da dire per quanto riguarda la dipartita del primo hacker della storia, o meglio del più famoso hacker della storia, Kevin Mitnick. Per ringraziarvi di aver trascorso il vostro tempo con me, io vi rimando agli altri video che porto su questo canale che sono sicuro che saranno di vostro interesse. E quindi, grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!